Sabato 26 giugno si è svolto ad Oleggio il Memorial Tadiotto, Beldi e Giani per le categorie master della Federazione Ciclistica Italiani ed enti di convenzione. 230 i partecipanti di questa manifestazione organizzata dall'SD Agrate Conturbia. Le motostaffette della Comalp a garantire la sicurezza per questa gara che si è corsa sulla distanza di 66 km tra i paesi di Oleggio, dove vi è stata la partenza. Poi la carovana ha toccato Castelletto di Mommo, Vaprio d'Agogna, Suno, Mezzomerico con l'arrivo ad Oleggio. Con la bandierina a scacchi il presidente della SD Agrate Conturbia, Cesare Vecchio, che ha dato il via alle categorie M5 ed M6. Dopo 7 minuti dalla prima partenza hanno preso il via le categorie M7 e M8 e le donne. 3 giri del percorso per un totale di 66 km. Abbiamo visto le immagini dove si è svolto il Memorial Tadiotto tra le colline di Suno e Mezzomerico, città del vino. Siamo giunti sul rettilineo d'arrivo, si conclude con il gruppo compatto la prima gara per la categoria M5-M6. Vince il corridore della 2B Davide Bellato e precede Mario De Zitta che vince nella categoria M5. Poi in terza posizione assoluta Filippo Terraneo e precede Fabrizio Facciotti, Luca Giani, Renato Adamoli, Cristiano Alberto, Andrea Finotti, Paolo Crespi. In decima posizione assoluta e terzo tra gli M6, Gianrocco Coppola. Siamo all'arrivo della categoria M8. Dopo più di metà gara al comando si presentano in tre sul rettilineo d'arrivo. Vince tra gli M7 Mario Gazzorelli e precede Maurizio Costantini. In terza posizione ma primo tra gli M8 Luciano Stoppa. Poi in quarta posizione assoluta Rodolfo Adamoli, poi Mario Brusa, Vittorio Benedetti, Orazio Bertazzoli, Alessandro Fedeli, Wilmo Kleinsen e in decima posizione assoluta Angelo Marucca. Nella categoria femminile vince la campionessa italiana Martina Biolo, portacolori della chilometri zero. Passiamo alle ultime due partenze con le categorie M1, M2, M3 ed M4. Si corre sullo stesso chilometraggio delle due gare appena concluse, tre giri del tracciato con l'impegnativa salita tra le colline di Suno e Mezzomerico. E siamo alla prima partenza con la categoria M1 ed M2 che ha preceduto di 7 minuti la categoria M3 ed M4.
Andiamo così a vedere l'arrivo della categoria M1 ed M2. Più di metà gara al comando per Bruno Sanetti e Daniele Passi. Arrivo a braccia alzate per questi due corridori che si sono divisi la vittoria dopo una lunga fuga. Alle loro spalle la volata che va a Giacomo Basso, che vince nella categoria Elite Sport. In quarta posizione assoluta Federico Villella, poi Alberto Camisasca, Marco Giudici, Maurizio Anzalone, Davide Fumagalli, Matteo Giudici. In decima posizione Marco Ebbene, in dodicesima posizione Martino D'Alberto, che vince nella categoria M1. Primo piano per i due protagonisti, Bruno Sanetti e Daniele Passi. Andiamo all'arrivo della categoria M3 ed M4. Arrivo alla spicciolata per questa categoria, vince tra gli M4 Michele Rezzani, poi Stefano Gherardi, che vince tra gli M3. In terza posizione assoluta Andrea Alberto, poi Stefano Luciani, Massimo Frulio, Matteo Nervi, Davide Pertegato, Marco Vallante, Claudio Pivotto e in decima posizione assoluta Cristian Ceralli. Questa è la nostra seconda esperienza, naturalmente in tema di Covid. Il risultato, devo dire, soddisfacente. Abbiamo avuto 250 naturalmente iscritti, forse una ventina in meno come partenti, come al solito, perché purtroppo si iscrivono da una parte e dall'altra e questo è male per noi organizzatori. Comunque siamo contenti lo stesso del risultato. Memorial Tadiotto e amici, naturalmente, alla memoria, è stata una manifestazione all'insegna della sicurezza. Posso dire con tutta onestà grazie a tutti i miei collaboratori per quello che stanno facendo. Ci ritroviamo in un gruppo che è difficile da ritrovare oggi e viva Dio noi ce l'abbiamo, quindi un grazie veramente sincero a tutte queste persone che collaborano nella gestione della preparazione e nello smontaggio finale. Torniamo a casa stanchi ma sereni di un risultato, di una giornata senza incidenti, senza problematiche grosse. Il prossimo appuntamento sarà a Borgo Manero in data 11 luglio con un percorso diciamo al contrario del 2019. E naturalmente ci sono su una miriade di premi, ma premi di una rilevanza non indifferente. Comunque vi aspetto, c'è stato qualche piccolo problema nell'ambito chiaramente della gestione, cercheremo di risolverlo con gli addetti di giuria della federazione, in modo da essere garanti che tutti abbiano la possibilità di correre e comunque entro limiti di tempo, naturalmente logici, obiettivamente dare la necessaria copertura in gara. Un grazie naturalmente alla Gaia Lunch della situazione qui di Oleggio. Ringrazio la famiglia Nicolini principalmente per l'aiuto e la collaborazione che ci ha dato, il signor Gianni, il centro frutta di Oleggio, e per quest'anno abbiamo limitato queste persone, ma sono veramente tante che ripeteremo poi nella prossima stagione 2022. Un grazie a tutti e arrivederci al giorno 11 a Borgo Manero.